Salve a tutti, siamo alla settima edizione dello Stage dei Campioni a Dalmine e abbiamo avvicinato Roberto Meloni. Sei passato da atleta a tecnico, cosa cambia? Quali sono le sensazioni a stare a bordo una terassina? Beh, guarda, l'emozione è completamente diversa. Non pensavo che fosse così comunque emozionante, perché comunque ti prendi cura dei ragazzi che fino all'altro ieri mi vedevo un atleta con loro, quindi non è semplice rapportarsi subito immediatamente dal rapporto atleta-allenatore. Però penso che ci sto riuscendo abbastanza bene, ma adesso vediamo i risultati poi se mi daranno ragione. Però a prescindere i risultati penso che sia un'esperienza importante e formidabile, perché comunque ti prendi cura appunto di altre persone, a differenza che prima era comunque l'atleta ti prendevi cura soltanto ed esclusivamente di te, non pensavi a nient'altro. Questa è un'esperienza che comunque mi dà motivazione anche andare avanti sul proseguo che ho fatto prima la strada, quindi vediamo un po' cosa succede in futuro. Sei un professionista, sei nel gruppo sportivo dei Carabinieri e da poco lavori con Luigi Guido come comandante. Come ti sei trovato con questo cambio? Beh, chiaramente con il mio comandante, ma il mio ex atleta, il mio compagno di squadra, Luigi Guido, penso che il rapporto al di là di adesso, che comunque nel ruolo dei Carabinieri c'è, comunque c'era anche prima come compagno, come amico, come fratello maggiore, perché comunque mi ha insegnato molte cose. E chiaramente il passaggio è stato molto semplice, molto chiaro e molto alla mano, quindi sinceramente mi trovo molto molto bene. Poi c'è stato un cambio radicale di tutto quanto lo staff tecnico, i comandanti, tutto quanto, quindi l'inserimento penso è stato abbastanza naturale e sono orgoglioso anche continuare a far parte di questo centro sportivo. A Londra ti abbiamo visto nella tua ultima e terza Olimpiade, come spettatore c'era oltre alla tua compagna, c'era tuo figlio. E quella veramente è stata un'Olimpiadi prima dell'Olimpiadi, al di là dell'Olimpiadi sportivamente parlando. Il figlio non pensavo che fosse un'emozione così grandissima. Vederlo lì fuori al tatami, non essendo chiaramente abituato prima, è una doppia emozione. Sentire gridare il tuo nome o papà e vederlo lì sui spalti, che poi in realtà all'inizio piangeva, non so, forse sentiva la tensione, non so il motivo, però è stato doppiamente emozionante. Chiaramente c'è la nota negativa di non aver fatto la medaglia che sognavo sin da piccolo, che volevo a tutti i costi. Anche dopo un infortunio mi sono rimesso in ballo, ho cercato di conquistare appunto questa qualificazione che l'ho ottenuta molto bene, anche con l'aiuto del centro sportivo e l'aiuto della famiglia, perché comunque, ecco, come citavi tu precedentemente, la mia compagna fa parte del mio mondo, quindi mi è stata molto vicino e per questo anche mio figlio ha fatto parte di questa Olimpiade. Come dicevo prima, peccato che non è arrivata la medaglia, però ho la medaglia a vita di mio figlio. Parliamo della tua compagna, ha voluto fare un'altra esperienza in gara con i campionati italiani a squadre, e come hai vissuto questo ritorno? Tra l'altro era poi per entrambi l'ultima gara. Sì. È stata decisa un po' per questo, diciamo, di fare l'ultima gara insieme, dato che lei dopo Pechino, l'Olimpiade di Pechino, ha smesso un po' malamente, nel senso per altri motivi, non è arrivata la medaglia, per altri motivi personali. Scherzando così l'ha detto, io l'ho accettato, anche se vi dico la verità, un po' titubante sulla cosa che tornasse, perché comunque ti rimetti in gioco e possono succedere tante cose. Però poi dal punto di vista giudoistico penso che tuttora, non vorrei dirlo, però tuttora è forte veramente, si vede nel come si muove, come fa giudo, e l'ha dimostrato negli anni precedenti e anche adesso è un fuoriclasse che gli rimane, non si è dimenticata come si fa giudo. Ti ringraziamo, ci salutiamo, lo facciamo nel nostro stile, quindi diciamo insieme Italia Judo!